Dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero loro: «Come aveva detto Gesù». Li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli». Parola del Signore. Se tu ama l'ombra, Signore, mon Dieu, che clema. Quella che celebriamo domenica è una domenica particolare. Già dal titolo comprendiamo la diversità, se vogliamo, dalle altre domeniche. Infatti si chiama Domenica delle Palme e della Passione del Signore ed è caratterizzata proprio da due momenti, se vogliamo, un po' contraddittori. La prima parte, quando Gesù entra trionfalmente a Gerusalemme, di cui abbiamo ascoltato il Vangelo, che è appunto il Vangelo della benedizione del rito delle palme. Mentre poi ascolteremo durante la Santa Messa il racconto invece della passione del Signore secondo l'Evangelista Marco. È una domenica, dicevo, contraddittoria, perché nella prima parte, appunto, quando c'è l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme, il popolo, la folla, acclama questo Gesù come il Messia, come il Salvatore. Mentre poi ascolteremo nella passione che lo stesso Gesù viene schernito dalla folla, viene rifiutato dal popolo e viene giudicato colpevole di morte in croce. Qual è il significato che possiamo dare allora a questa domenica particolare? Beh, io penso che metta in evidenza un atteggiamento dell'uomo rispetto a Dio, perché in quell'ingresso trionfale, in quell'acclamazione di Gesù a Gerusalemme, nella Domenica delle Palme, viene fuori l'idea che ha l'uomo di Dio, perché l'uomo vorrebbe appunto un Dio potente, un Dio grande, possiamo dire un Dio risolutore dei problemi. Infatti il popolo acclama Gesù perché pensava che Gesù venisse a liberare dalla schiavitù, questa volta dei Romani, il popolo di Israele che occupava la Palestina in quel periodo. Mentre poi ci accorgiamo della verità di Dio nel volto della passione di Gesù, un Gesù che mostra la sua potenza non con le armi, non con la violenza, ma invece proprio con la croce, proprio accettando quella sofferenza. Ed è molto significativo anche il titolo: Passione di nostro Signore Gesù Cristo. Cioè Dio mostra il suo vero volto, un volto di innamorato, una passione d'amore che ha Dio nei nostri confronti, tanto da offrirsi per il nostro bene, per la nostra salvezza. Ecco perché Gesù accetta anche di salire in croce, accetta anche il sacrificio, lo fa come atto d'amore, non per altri motivi. E quindi noi comprendiamo ancora una volta questo amore grande di Dio nei nostri confronti, un amore senza limiti, un amore senza misura, un amore che non vuole difendersi
da chi lo giudica, da chi lo attacca. Altrimenti Gesù l'avrebbe dovuto fare ricorrendo alla forza fisica. Ecco, ma Gesù, proprio perché vuole mostrare ancora una volta il suo amore, soprattutto il perdono, perché si rende conto che l'uomo non è ancora capace di cogliere in tutto questo amore grande di Dio, ecco che concede questa possibilità anche, ecco, di perdonare coloro che in quel momento gli facevano del male, lo facevano soffrire. Questo è il nostro Dio. Quindi non dobbiamo aspettarci un Dio appunto che risolva i nostri problemi magicamente, come se fosse il genio della lampada. Ci rivolgiamo a Lui, chiediamo quello che abbiamo bisogno e Lui soddisfa i nostri desideri. Ecco, Dio invece, come dice Gesù, è un padre, è un genitore. È un genitore che sta accanto ai figli, non gli risolve i problemi, però gli garantisce questa presenza, una presenza d'amore. E questo dovrebbe bastare all'uomo per porre la sua fiducia completamente in questo Dio che non ha interessi propri, personali, ma l'unico interesse che ha Dio è proprio il bene dell'umanità, la felicità di ogni uomo. Questo, possiamo dire in sintesi, è il brano della passione di nostro Signore Gesù Cristo in questa domenica.